E ciao ragazzi, io sono Zero e oggi siamo qui su Dying Light, pronti a proseguire da dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio. Esattamente. Nello scorso episodio siamo andati appunto a trattare con Raze per cercare delle cose molto utili, ovvero l'Antizin, che a lui ha bizzeffe. E per farlo dobbiamo trattare appunto con lui, facendo delle missioncine, andando a fare i corrieri e le solite cose che sapete nei giochi ormai. Siamo andati ad attaccare la corrente e qualcuno aveva fottuto dei pezzi. Di conseguenza dobbiamo andare da un'altra parte, non ho capito se per prendere quei pezzi oppure se per attaccare la corrente da un'altra parte. Sì, la seconda antenna. E quindi va bene così, andiamo alla seconda antenna e vediamo cosa fare. Nel frattempo lui stava parlando con Karim, solo che non ho capito un cazzo di quello che ha detto, quindi fate finta che non abbiano parlato. E come se fossimo in un film della Disney, ci stiamo avvicinando al punto giallo. E c'è un uomo cattivo, oh merda. Fratello, beccati questa! È una torcia luminosa. Non so cosa faccia. Oh, schifo! Aspetta... aspetta. Puttana Eva. Ok, è morto. Non so se fosse una bestemmia o meno quella, però sti gran cazzi. Via. Ah, non ce l'ho fatta. Vai. Che cosa ha fatto? È Spider-Man. Ragazzi, è Spider-Man. No. Ah. Ho buttato una cosa. Ragazzi. Ragazzi. No, non preoccuparti. Ci penso io. Ci penso. Ma non se ne fottono proprio altamente. Cioè, crepa, fratello. Non preoccuparti. Oh, quello forse era un amico. Non fa niente. Ok. Ma what the fuck? Non dimenticarti di noi. No, no, vi salvo, un momento. Eccoli qua, ti slego, fratello. Fai in fretta. Il cielo non c'entra. Che muoviti, ok. Sì, sì, lo so, grazie. Fottiamo tutto prima che arrivino gli zombie cattivi. Quelli sono potenti, gli zombie cattivi. 50 merda, 51 merda. E... dai cazzo. Oh, mi nasconde l'arma. Dannato, mi ha nascosto l'arma. Che cosa vuoi? Ah, i soldi, grazie. Mi ero dimenticato i soldi. Ce l'abbiamo fatta e possiamo quindi andare finalmente al punto giallo. Ma quanto cazzo è lontano questo punto giallo? Che cosa c'è? Cosa ho fatto? Pensavo mi stessi trasformando in uno zombie. Karim, sono alla seconda antenna. Aha. Il recinto è elettrificato. Credo sti cazzi! Ah, no, pensavo. Deve essere Alexei e forse c'è anche Cristo, suo figlio. Sono Cristo? Ah, Cristo. Non perdere troppo tempo con loro. Devi entrare e accendere... pensavo che c'era anche Cristo, tuo figlio. Non sono Dio, porca vacca. Comunque, dove possiamo entrare adesso? Potrebbe essere... aha! Io penso di avere una piccola idea, eh? Momento, momento, momento. Eccola qua. Che cazzo vuoi? No, che cazzo? Non dire male parole, amico mio. Sto cercando soltanto di... tu credi non possa arrivare lì, vero? Ci arriverò! Sono arrivato. Salve, Axaxel. Sulla torre. Perché cazzo vorresti... ma questo cazzo lo metti dappertutto, adesso... Raiz? Non sembri uno dei suoi. No. Ok. Metto in contatto con Raze e gli dico che non mi avete fatto passare. Cosa? No, non ho detto niente del genere. Vuoi salire? Sali pure. Dannati vecchi necrofili. Vecchietto necrofilo, so che te la facevi con tuo zio quando era ancora vivo. No, cioè quando era ancora morto. Adesso è vivo? Non mi guardare così che fai paura. Allora, tu? Quanto sei brutto? Ma uno più brutto dell'altro qua. Non lo voglio. No. Dov'è il tubo bastardo? Via, tubo bastardo di merda. Adesso ridammi il mio contestabile. Sali, Crane, sei una checca. Crane, sei una checca. È constatato. Vabbè, ma... mi sono cacato sotto di nuovo. Dicevo, non credo possa essere così tanto alto questo aggeggio come quell'altro. E invece sì. Perché non mi sto mai zitto? Sali, Crane. Mio Dio, quanti... pure i lucchetti ci mettono sti bastardi. Non potete farmi salire e basta. Dobbiamo utilizzare il vecchio metodo Agile. O il vecchio metodo Crane. O il vecchio metodo e basta. Molto più semplice. Cioè, andare qua. Vai, stavo per morire. Ah! Sono vivo. Dopo un arduo pellegrinaggio siamo finalmente arrivati qui su Super Quark, dopo aver incontrato degli squali marini che volavano sopra le teste di noi misericordiosi. Andiamo avanti. No. Non fare brutte cose, non fare brutte cose, bravo. È ancora lunghissima questa torre del cazzo. Chi è il decerebrato che l'ha fatta? Ne sta massacrando. Spero ne valga la pena. Ah, ti stai massacrando tu. E io che sto per bestemmiare ogni qualvolta sbaglio a mettere un piede, dannato bastardo. Ah, ci siamo aggrappati come dei fringuelli alati. Adesso dove devo? Di là. No, di no. Ragazzi, Geronimo! Che culo! Che culo! Mio Dio, ok, andiamo avanti. E che cosa devo fare qui? Non mi butto. Io non mi butto, non sono un coglione. Girati. No. Come devo? No, stai scherzando. Ah! Cristo il benedetto Cristina d'Avena. Ah, ok. Mamma mia. Ragazzi, è stato arduo, molto arduo. E anche una bandierina, yay!
Lo sapevo io. Lo sapevo io. Come cazzo scendo adesso? Sono un demente. Ok, ce l'abbiamo fatta. Niente panico. Dovevo scendere più giù, quindi ho sbagliato prettamente la traiettoria. Ok, non fa niente, ce la stiamo facendo. Con calma e sangue freddo. Eccoci qua. Vittoria. Non so in che modo, ma ce l'abbiamo fatta. E finalmente siamo pronti ad attivare questo cazzo di generatore. Per una volta nella vita, si può fare e basta senza che abbiano fottuto i pezzi? Ma grazie. Questo affare è ancora intatto. Vediamo se ne è valsa. Ne è valsa la pena, andiamo via. Il secondo trasmettitore è a posto. Funziona? Karim, riesci a sentirmi? Forte e chiaro. Molto bene. Sai come tornare indietro? No. Certo. Ah, invece sì. Ok. Ragazzi, siamo quasi anche livellati con il livello sopravvivenza e quindi molto molto bene, devo dire. Vi salvo io! Non è vero. Oh cazzo! Ah! Sei stato tu, non è vero? No, per carità di Dio. Li ha detti. L'ha detto Bracken. Ora le comunicazioni sono chiarissime. Bene. Bene. Migliorando le comunicazioni hai aiutato tutti, ma soprattutto il dottor Zera e il dottor Camden, che ora possono parlarsi senza interferenze. Ma prego. Ci rivediamo alla torre. Sto diventando un idolo. Tra un po' mi chiameranno Superman e creeranno una statua per me. Oppure no. Fatti pagare da Raze. Bene, quindi dobbiamo andare da Raze e dire: ehi ciccio, abbiamo fatto il lavoro. Ci toccano i soldi, come sempre. Un superstite. Cosa vuoi, superstite? Aspetta. Non riesco a raggiungerti. Mi impantano sui muri. Salve. Va bene, possiamo anche contrattare così, per carità di Dio, non faccio mica pettegolezzi. Allora, rubiamo qui e... cosa ha di utile? Oh mio Dio, 124, ma a noi non interessa manco per il pene. Quindi vendiamo le cose che non ci servono, tipo... niente, andiamo avanti. Per quanto mi riguarda, credo che la nostra zona di destinazione sia molto ma molto lontanuccia, quindi vi sto tagliando quante più parti possibile per riuscire a non annoiarvi troppo, ecco, questo è il punto. E il mio personaggio si è stancato a tal punto che non cammina neanche più. Sali un attimo, fratello, riposati. Ok, rieccoci qua. Hai un minuto? Voglio metterti in contatto con una persona che ha una gran voglia di parlarti. Ah sì? Chi è? Parlo con Kai Crane. Troia? Chi è? Ah, Troy, scusi. Il mio nome è Troy. Oh mio Dio! Di superstiti nel settore zero. Il settore zero è completamente isolato. Crane, prima che tu ripristinassi le comunicazioni radio, non sapevamo se c'erano altri superstiti in città. Volevo solo dirti che ti siamo davvero molto grati. Prego. Ci hai restituito un po' di speranza. Io ne sono felice. È commosso. Se possiamo aiutarti in qualche modo, imbarazzato, Crane, dipende. Non esitare a dircelo. Una sveltina. No, ok, andiamo avanti e parliamo con Raze. Raze, abbiamo fatto, cazzo. E adesso ovviamente ci sarà il bel riepilogo di Crane che dirà: ho fatto la cacca. Vero? Il lavoro esatto. È finito. Il lavoro è finito. Adesso devo tornare. Già l'ha detto. Questa è stata epica. Il lavoro è finito. D'accordo, Crane? Non ti incazzare però. Va bene ragazzi, quindi finalmente siamo pronti a vedere cosa accadrà. Perché secondo me non credo che Raze ci dia quello che noi vogliamo, ecco. Non è un uomo di parola, penso. Raze? Mamma mia, quanto sei brutto anche tu. Da dietro forse sei meglio, vediamo. Non lo so, fa... Bene, suonava male quella, però è molto male. Affidato e sei anche tornato indietro tutto intero. Aha. Sapere l'antiazina ora. Credi che basti così poco per convincermi? Lo sapevo. Hai ancora molto da dimostrare. Dammi sto cazzo di antizin. Ne ho davvero. Dammene un po' subito, poi tornerò e farò quello che vorrai. Avrai l'antizin quando lo deciderò io, non che palle. Un secondo prima. Ma posso dimostrarti che non sono irragionevole. Fa tutto ciò che ti ordinerò e non ti darò una, ma ben due casse di antizin. Va bene, d'accordo. Che cosa vuoi che faccia? È un lavoro diverso da quello che hai fatto con le antenne. Dovrai essere un persuasivo. Estorsioni, vero? Imporre il proprio volere. Imporre le proprie regole. Questo è ciò che rende forte un uomo. Hai creato tu stesso le regole secondo cui vivi, Crane? O sei una marionetta? Dovresti conoscere la risposta. Parla con Karima prima che decida che sia una perdita di tempo. Vabbè, è pazzo. 5.000 esperienze e abbiamo quasi raggiunto il nuovo livello. Cazzo, manca pochissimo. Comunque, voi siete froci? Ah, fanno finta di niente, guardate. Prima non li guardavo, si guardavano amorevolmente. Adesso faccio... ah! E invece non guardano. Vabbè, comunque ci serve un po' di rifornimento e un po' di vendite. Quindi, ragazzi, un momento. Ok, detto fatto. Adesso parliamo con Karim. Ah, Karim. Mio.
Secondo me tu piaci a Ray. Tantissimo. Sì, perché? Perché sei ancora vivo. Il tuo prossimo compito è quanto di più semplice si possa immaginare. Devi solo raccogliere qualcosa da alcuni siti vicini. Che insediamenti? La prima è l'officina Whale Station di Jaffar, appena a est di qui. Sappi che non tutte le persone con cui dovrai parlare saranno disposte a collaborare, ma tu saprai essere convincente. Dico bene? Beh, non è più recuperare, ma credo sia più rubare. Ma a voi non fa differenza. Vabbè, andiamo avanti. Prossima destinazione, quindi rubare un paio di cosucce. Guardia. Non sopravviveresti a lungo. Sì, vabbè. Riepilogo? Eccolo qua. Vedere che Reis non ha rispettato la parola data non mi ha sorpreso più di tanto. Ma non posso mollare. Il GRE non me lo permetterebbe. Inoltre, se ho qualche speranza di procurarmi dell'antizin, devo insistere. Stavolta Reis vuole che riscuota la tangente dai siti circostanti. Lo farò, ma poi dovrà darmi il medicinale. Altrimenti sono cazzi amari, vero? Non lo so, ma sono dettagli. Comunque, ragazzi, penso che il posto sia abbastanza lontanuccio, quindi faccio direttamente che tagliarvi tutta quanta la parte. Adesso vediamo un po'. Momento, fatemi mettere la mappina. La mappina? La mappina, ok, non è molto lontana. Vabbè, comunque, io taglio la parte e ci vediamo quando siamo un po' più vicini all'obiettivo. Ho rubato un camion di roba. E ho perso tipo mezz'ora, credo. Un altro lavoro per Reis, ma è roba sporca. Reis estorce denaro ai superstiti del circondario e vuole che io vada a riscuoterlo. Fa quello che ti chiede e restagli vicino. Ricorda qual è la posta in gioco. D'accordo. Passo e chiudo. Beh, siamo dei bastardi senza cuore, quanto pare. In ogni caso, abbiamo preso questo impegno, quindi, ehi, perché no, signori, perché no? Fai un prelievo all'officina West Quella. Andiamo quindi all'officina West Quella e vediamo cosa dicono. C'è un uomo in pericolo! C'è un uomo... siamo in pericolo! Siamo in pericolo... dov'è l'uomo in pericolo? Uomo in pericolo! Ti salvo io, non preoccuparti! Ma non sei in pericolo, cazzone! Che vuoi? Ho perso tutto. Ho perso tutto. Ah, è quello! Voi non sapete cos'è. Guardami. Ah, no. Ho sbagliato. Sono un uomo di successo. Non sei tu. No, non lo diresti. E non ti biasimo per questo. Eppure lo ero. Possedevo quasi tutti i distributori di benzina di Arran. Quando annunciarono i giochi globali di atletica, pensavo che era un vero colpo di fortuna. Vincere la lotteria. Ti piace avere i martelli in bocca, eh? Guardati intorno e datti la risposta da te. Arran era un posto decente, un po' arretrato per certi aspetti, ma tutto sommato ci vivevamo bene. Poi... ok, così sembra una cosa brutta. Quante promesse ci fecero. La classe media. Hai rotto la minchia! Veniamo al dunque, grazie. Noi ricchi saremmo diventati dei re. Non sono diventati. I nostri sogni, i nostri progetti. Tutto in grado. E non sono stati solo gli investitori. Anche il governo ci ha fatto mille promesse. Dai un lavavetri, un tecnico che ripara elettrodomestici, un semplice operaio. I giochi trasformeranno... Hai rotto la minchia! Ti prego! Ragazzi, so che vi state annoiando un casino, ma quest'uomo se non smette di parlare non mi dà la ricompensa. Muoviti! Guardati intorno. Cristina d'Avena. Questi sono per realizzare ciò che ho in questo momento, in questo luogo. Ho capito! Che tutto ciò che hai strappato via in un batter d'occhio. Finito? E non mi dà neanche una ricompensa, ma guarda un po' il tempo che mi ha fatto perdere. Oh cazzo. Ok, roll. Il roll c'è sempre. Signore? Può andare a esplodere? Grazie. Oh cazzo, 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 cazzo. Boom, bitch! Livello forza aumentato. Ok. Il rumore attira i zombie. Lo so, grazie, lo so da me. Oh cazzo. Dove sto andando? Non lo so, mi sto perdendo come se non... ah! Ok. Comunque, ragazzi, siamo saliti di livello, quindi io adesso aumenterei un attimo il nostro livello, visto che siamo anche arrivati... dicevo, aumenterei il livello anche perché siamo arrivati al punto di destinazione, quindi... momento, vediamo un po'. Livello di forza aumentato. Vediamo cosa possiamo aumentare di molto utile. Allora, man mano che il tuo corpo diventa più atletico, è in grado di assorbire ancora più danni. Prendi i nemici alle spalle e uccidili silenziosamente. Per eseguire premio quadrato quando sei alle spalle del nemico, questa è ottima. Perché a me piace tanto lo stealth, quindi proviamo a utilizzare questa. Vediamo un po' come funziona. Penso anche contro gli zombie, non solo contro le persone normali, perché altrimenti che cazzo di senso avrebbe? Non lo so, ma noi lo pro... dicevo, no? Dicevo, anche contro gli zombie... ehi, è rotti coglione, aspetta, signora. Ah, quadrato! 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 Ho detto.
Quadrato! Quadrato! No, ok, contro gli zombie non va, a quanto pare, non fa niente. Ti picchio! Ti picchio! Aspetta, aspetta, aspetta! Oh, cazzo! Oh, corri, 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 porca puttana, corri! Ok, si era inceppato sul sangue, ma a quanto pare siamo corsi abbastanza lontano. Ah, ok, si sale in questo modo. Sono vicino al Will Station. Non rompere i coglioni. Mi hai cagato sotto, cioè mi hai fatto cagare sotto, non è che mi hai cagato sotto. Sei comunque Jaffar? Chi vuole saperlo? Giovanna. Il mio nome non è importante, l'unica cosa che deve interessarti è che mi manda Race, gli devi dei soldi. Non ti ho mai visto prima, potresti essere un balordo qualunque. Smart. Certo. Ascoltami bene, che ne diresti se ti spezzassi le gambe e ti trascinassi fino al covo di Race? Così sarà lui a spiegarti che è meglio se collabori. Ok, va bene, cazzo. Sei davvero uno degli uomini di Race? Solo voi sapete essere così gentili. Che ne pensi? Ecco i tuoi soldi, prendi. La prossima Grazie. Volta che torno non sarò più scortese, lo prometto. La mia casa è la tua casa, ma non farmi del male. E se te ne facessi? Se facessi tipo ti sto incapettando. Ok, non sono frocio, no, stavo scherzando, corri. Ci hanno sgammato. Karim, sono io. Ho minacciato un vecchio di spezzargli le gambe. Ha funzionato, Ora raccogli il contributo dal villaggio dei pescatori. Vai a est fino all'ingresso della galleria. È lì che incontriamo il loro emissario. Cosa davvero molto utile. Che bello minacciare i vecchi di spezzargli le gambe. Vabbè ragazzi, a quanto pare io direi anche che per questo episodio possa essere così anche tutto. Perché? Perché ve lo state chiedendo. Oh mio Dio, che ninja che sono. Ho scavalcato un muro di mille metri senza arpigli. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, ovviamente mettete mi piace, condividete, commentate ed iscrivetevi. Noi ci vediamo così in un prossimo episodio, sempre qui su Dying Light, pronti a scoprire cosa accadrà da adesso in poi, visto che stiamo estorcendo anche delle cose dei tizi. E non posso dirvi niente, in realtà non posso dirvi. Vedremo come andrà a finire questa situazione molto avvincente, perché non è una situazione avvincente, devo ammetterlo. È abbastanza piatta, abbastanza speriamo che, come ho già detto anche nello scorso episodio, mi sembra le cose possono migliorare, perché per il momento non mi sta per niente interessando questa storia. Hai rotto lì con... Signora, guarda la signora boxer. Signora, non è un pugile. Lei non è uno zombie, cazzo. Vada a cagare. Oh mio Dio, ha fatto un front flip laterale. Dicevo, come stavo dicendo, la storia non è molto avvincente, ma è così. Detto ciò ragazzi, quindi vedremo cosa accadrà. E soprattutto sbloccando quella mossa che dovrebbe uccidere immediatamente i nemici alle spalle, non so se posso utilizzarli contro gli zombie in realtà. Spero di sì, spero assolutamente di sì. Quindi faremo una piccola prova prima di lasciarvi al vostro destino e alla fine dell'episodio. Ovvero, la prova che vorrei effettuare è, per l'appunto, se lanciamo dei petardi e li buttiamo in un posto, per esempio qua, e lui ovviamente corre dai petardi dicendo oh mio Dio, è un petardo, e noi facciamo quadrato, lo zombie crepa? Sì che lo zombie crepa. One shot, one kill. Ok, diciamo che questa cosa potrebbe essere davvero molto ma molto utile. Quindi detto ciò, ci vediamo alla prossima e bye bye. Sto sbrigando dei lavoretti per Raiz. Ha molto potere, un sacco di gente lo teme. Puoi dirlo forte. Ascolta amico, non c'è molto tempo, abbiamo quasi esaurito l'Atigin. Mi spiace dirlo, ma sono molto preoccupato. Sto facendo del mio meglio qui, Brecken. Lo so. Devo solo ricordarti l'importanza della botteggio. Dimentichi che anch'io sono infetto. Credimi, sono motivato. Va bene, d'accordo.